Saverio Bosco, consigliere comunale. Ecco, l'orgoglio per un consigliere comunale è un opzionale. Secondo me dovrebbe far parte del pacchetto degli accessori. Ovvero, se non si ha orgoglio, perché uno si deve candidare a ricoprire questo ruolo così importante? La città è in degrado, nessuno ne parla. No, parecchie volte ne abbiamo parlato. Il problema non è di chi ne parla, che comunque è una minoranza. Il problema è di chi ascolta. Il problema è di chi guida e diventa difficile farsi ascoltare giorno dopo giorno. Siamo arrivati a 3 anni, vediamo. Sinceramente non mi aspettavo di essere pessimista dopo un anno di consiglio comunale. Sto cominciando ad esserlo, pur essendo per natura un ottimista. C'è secondo te una via d'uscita? Sì, secondo me c'è sempre un attimo in cui qualcuno ha un sussulto, un orgoglio appunto che viene fuori. Però in questo momento è ben nascosto in questa città e nell'agone politico in generale. Ecco, abbiamo un auditorium distrutto, una piscina comunale che non funziona, tanti altri impianti sportivi e culturali che sono fuori uso. Come mai? Guardi, possiamo ricollocare due fasi. C'è stata una fase a Lentini in cui queste cose si costruivano, si progettavano, si arrivava a risultati e ahimè si è innescata una fase oggi in cui queste cose si registra soltanto la distruzione, il decadimento, perché manca il progetto, perché manca la squadra che riesce a progettare e realizzare determinate cose. Purtroppo stiamo assistendo inermi alla decadenza. Ecco, colpa della politica o di qualche consigliere comunale che è abituato a fare il doppia fase? Beh, se la politica langue, se ha determinati problemi, sicuramente i continui, diciamo, assestamenti tra partiti e i continui, diciamo, coinvolgimenti e confusioni non aiutano a risollevare la politica che è in crisi. Non è possibile che un comune come quello di Lentini, che è in dissesto dal 2015 e che non c'è uno strumento fondamentale, che è quello strumento del bilancio, dal 2013. Noi siamo in queste condizioni, ora lo dico ai cittadini. Perché questa attenzione, l'attenzione per il bilancio deve essere un'attenzione primaria? Perché faccio un esempio, quando si amministra la cosa pubblica, un ente come il comune, è come quando si amministra una casa, non è poi tanto diverso. Quando tu sei all'interno, sei un capofamiglia e hai dei debiti, se sei una persona responsabile, e per poter far andare avanti la famiglia, la prima cosa che devi fare è quella di, come dire, sanare i tuoi debiti. E non fare altri debiti. Benissimo, sanare quei debiti, mantenere il necessario, quello che puoi. Attenzione, un comune in dissesso molto spesso può pochissimo. Quindi perché non può accedere a certi fondi, perché ci sono i mutui che deve pagare, cioè tutta una situazione particolare, appunto, perché è in dissesto. Bene, tu fai lo stretto necessario, paghi i debiti e poi ti lanci a spendere a profumi e balocchi per la tua famiglia. Bene, questo deve fare, ma la tua azione primaria deve essere quella. Non devi spendere faccio un esempio della mia famiglia, in viaggi, in vestiti, quando tu non hai la possibilità del necessario, aumentando i tuoi debiti. Una amministrazione, un capo famiglia responsabile nella sua famiglia fa questo. A Lentini tutto questo non c'è. E lo dico questo senza smentite, perché ad oggi non abbiamo nessuno strumento, non abbiamo risanato i conti e ad oggi non abbiamo fatto, siamo fermi a un riequilibrio del 2016. Attenzione, dobbiamo approvare 17, 18 e 19, cioè dobbiamo riequilibrare tutto quello che rimane e ancora non siamo in equilibrio su nulla. Ecco perché è importante e chiudo. Quando il bilancio è importante, perché
Se noi prendiamo i fondi sulle strade, prendiamo i fondi per l'illuminazione, a parte l'estrema urgenza, perché si lavora sempre l'estrema urgenza, sistemare la nostra città, renderla più bella, renderla più accogliente, investire sulle attività. Bene, questo lo puoi fare se hai un bilancio, questo lo puoi fare se sei senza debiti. Lentini non è così, tutto il resto sono favole.